Nella nostra consueta finestra siamo proprio a Guardiagrele, in provincia di Chieti, proprio con il diretto interessato, proprio con il sindaco Simone Dal Pozzo, al microfono ovviamente di Paolo Renzetti. Buon pomeriggio Paolo. Grazie Andrea, buon pomeriggio, un saluto ai nostri telespettatori da Guardiagrele e un saluto e un ringraziamento al primo cittadino Simone Dal Pozzo. Grazie Sindaco per aver accolto il nostro invito. Allora, abbiamo ascoltato il servizio precedente e ieri notizia di poche ore fa di questo esposto alla Procura della Repubblica di Chieti per il ritardo nei tamponi, nei risultati dei tamponi che lei ha richiesto soprattutto per il personale sanitario dell'ospedale di Guardiagrele, un'iniziativa forte. Sì, un'iniziativa forte alla quale sono stato costretto e che mai avrei immaginato di dover adottare. Il problema è quello di aver saputo in via del tutto informale della positività di due operatori all'interno del presidio, e cosa che mi ha visto subito prontamente inviare una nota con la quale chiedevo di eseguire i tamponi su tutti gli altri operatori e sui pazienti, perché diciamo non sfugge a nessuno il fatto che il ritardo nella consegna dei risultati può determinare una situazione per la quale un eventuale soggetto positivo vada in circolazione, e ancora di più diciamo la cosa è preoccupante all'interno di una struttura sanitaria essendo positivo. Il problema è che alla diffida che ho fatto lunedì non c'è stata risposta. Il giorno successivo addirittura ho adottato un'ordinanza con la quale imponevo alla regione e alla ASL di consegnare questi risultati e di effettuare gli esami anche sugli operatori tutti, quindi non solo quelli sanitari ma anche quelli che prestano attività di tipo tecnico, quindi cucine, pulizie, personale di vigilanza. E di fronte alla mancata risposta anche a questa ordinanza, ieri mattina ho dovuto necessariamente fare il passo successivo, che è quello di un esposto alla Procura della Repubblica. È chiaro che questo non è, come ho detto in altre occasioni, un trofeo da esibire, è solo purtroppo la certificazione che evidentemente c'è qualcosa che non funziona, anche perché sappiamo che i risultati vengono consegnati in altre strutture in tempi rapidissimi, questione di ore, addirittura il giorno successivo. Quindi io ritengo che ci sia la possibilità di adottare delle soluzioni alternative. Lei ha avuto delle interlocuzioni anche con la ASL di Chieti? Allora, io in questa vicenda ho avuto all'indomani dell'ordinanza prima dell'ordinanza una telefonata dell'assessore regionale che mi diceva semplicemente quello che poi in realtà ha ribadito con il comunicato di oggi, che ci sono delle difficoltà, il fatto che manchino i reagenti, ma anche questa è una situazione che non può giustificare i ritardi, perché parliamo di ritardi di 10, 15, 20 giorni, non è che parliamo di ritardi di qualche ora. E poi ho sentito il direttore del Dipartimento Sanità della Regione, il quale semplicemente mi ha detto che bisogna affidarsi ai tecnici. Ho sentito l'unità di crisi della Regione, la quale mi ha detto che avrebbe prontamente interessato la ASL. Ho avuto una nota di riscontro da parte del direttore medico del Presidio Territoriale di Assistenza di Guardiagrele, la quale per parte sua poteva solo dirmi, e questo mi ha detto, che aveva fatto ciò che era nel suo potere, quindi la questione dei tamponi non è nelle mani del responsabile della struttura e non è neanche nelle mani della Regione fondamentalmente. E a esposto depositato ho avuto la telefonata del nuovo direttore sanitario dell'ASL di Chieti, che però non ha potuto aggiungere nessuna novità. Una risposta che ho avuto che mi ha molto rammaricato è un comunicato stampa dell'assessore Mauro Febbo, il quale praticamente ha detto che non devo emettere editti stravaganti, sottolineando che non sto facendo nulla. Questa
diciamo, è un'attenzione che tempo sprecato, a mio avviso. Il tempo di chi è il governo della regione deve essere impiegato per dare le risposte anche a queste domande. Puoi dire ad un sindaco che non fa nulla, sinceramente è un'offesa probabilmente a tutti, anche a tutti gli altri colleghi, e sicuramente alla cittadinanza che freme con me per avere le risposte che ci attendiamo. Ora, alla luce di questo atto che lei ha fatto ieri con questo esposto alla Procura della Repubblica, cosa si aspetta sostanzialmente nelle prossime ore? Allora, io so che ieri mattina mi è stato comunicato, sempre informalmente, perché purtroppo la costante è quella di non dare risposte, so che è stato diciamo, effettuato il tampone sugli altri operatori e immagino anche sui pazienti. Quanto dovremo aspettare per avere anche questi risultati? Questa è la domanda delle domande. Io diciamo, non voglio anticipare nulla, sto cercando di comprendere quale tipo di soluzione da parte mia, da parte di un sindaco che non ha nessun, diciamo, potere di governo della situazione, quindi stiamo cercando di capire quale soluzione si può offrire. Noi da un punto, diciamo, nell'ambito della questione sanità non è il primo intervento che facciamo, non è il primo intervento che chiediamo. Ad esempio, all'inizio, quindi parlo di un mese e mezzo fa dell'emergenza, noi abbiamo anche chiesto alla Regione e alla ASL di considerare il presidio di Guardia Grele per la gestione dell'emergenza. Per quale motivo? Perché, e oggi anche l'assessore Veri lo dice, quando dichiara che ci sono, che continuano comunque i ricoveri al di là della patologia diciamo del Covid-19, quindi noi un mese e mezzo fa avevamo detto: guardate che le patologie croniche, le patologie soprattutto della popolazione anziana, non vengono sospese con un decreto in questa fase di emergenza, quindi abbiamo sicuramente necessità anche di posti letto per questo tipo di popolazione. Anche a questa domanda, a questa istanza non c'è stata nessuna risposta, nessuna attenzione. Ne abbiamo fatto addirittura una proposta di legge che insieme con me hanno sottoscritto altri 47 sindaci delle 4 province della regione Abruzzo. Purtroppo in questa fase di emergenza, che forse qualcuno pensa di gestire con mezzi ordinari, quando invece è assolutamente straordinaria, assurda per certi aspetti, comunque si è dimostrata, non lo dico io, ma lo dicono anche le riviste diciamo, e gli articoli scientifici sull'organizzazione della sanità, ci dicono che la programmazione come è stata fatta negli ultimi anni è una programmazione del tutto fallimentare, sia per quanto riguarda la gestione delle acuzie, perché c'è stato un taglio di posti letto incredibile, noi adesso siamo addirittura al di sotto del livello minimo che le norme stabiliscono, ma anche da un punto di vista della sanità territoriale, quindi diciamo è chiaro che terminata l'emergenza, ma dobbiamo pensarci già da adesso, e noi ci stiamo facendo carico anche di questo, bisognerà riscrivere letteralmente tutto. Andrea, se c'è qualche domanda per il primo cittadino di Guardia Grele, sì, noi siamo sì, qui. Intanto ecco, sul fronte del suo comune, del comune di Guardia Grele, qual è la situazione in generale? Poi alcune settimane fa ha preso iniziativa proprio il sindaco per reperire dispositivi di protezione individuale, mascherine da distribuire alla collettività, quindi se ci può fare un po' il punto della situazione sotto questo profilo. Poi volevo sollecitare proprio sui cosiddetti piccoli ospedali, c'è a Guardia Grele il Santissima Immacolata, ma ho visto già che il sindaco mi ha anticipato perché ha fatto un'analisi di quelle che possono essere poi le prospettive di rilancio della sanità e anche del nosocomio guardiese. Prego. Sì, grazie. Allora, per quanto riguarda la situazione a Guardia Grele, i casi di positività sono 4, si tratta di persone che si trovano in isolamento domiciliare, li sento periodicamente, quindi so che la situazione si evolve senza particolari complicazioni. Per quanto riguarda il tema dei dispositivi, allora, come il comune di Guardia Grele, come diciamo nella generalità delle situazioni, ha avuto
avuto soprattutto all'inizio, pur avendo fatto molto tempestivamente degli ordini, l'impossibilità di disporre di dispositivi per tutti i residenti. Questo magari è possibile per comuni più piccoli che hanno un numero ridotto di abitanti. Una realtà come la nostra di circa 9.000 abitanti è chiaro che con molta difficoltà riuscirebbe a fare fronte a questa necessità. In ogni caso, sia grazie a delle donazioni che sono arrivate in comune, sia grazie ai dispositivi che in parte ci sono stati dati dalla Protezione Civile, in parte abbiamo acquistato, stiamo dando le risposte mediante un contatto che si può attivare con il servizio sociale del comune per consegnarle a chi effettivamente ne abbia bisogno, quindi persone esposte a rischio, persone che non abbiano la disponibilità e la possibilità di acquistarle. E quindi diciamo che per questa e per tutte le necessità di diverso tipo che ci sono, il comune attraverso i suoi uffici riesce a dare le risposte. Tornando alla questione a proposito di dispositivi, il comune di Guardia Grele in una primissima fase, parliamo oramai di un mese fa circa, si è fatto carico anche di fare una distribuzione al personale del 118 di Guardia Grele. Questo per dire che diciamo, quando si pone un problema lo si fa, non lo si fa con spirito polemico, ma assolutamente con spirito di servizio, e quindi con questa stessa logica abbiamo agito in quella occasione. Per quanto riguarda la questione che mi veniva nuovamente sollecitata dei piccoli presidi, noi abbiamo sostenuto da sempre e all'inizio di questa battaglia che diciamo per quello che riguarda la fase più recente, iniziata esattamente 10 anni fa, siamo stati costretti sempre a dover ricorrere alla giustizia, in quel caso lì la giustizia amministrativa, e contro i provvedimenti che erano anche dei tribunali che ci davano ragione e che facevano comprendere come fosse e sia necessario pensare soprattutto alla popolazione affetta da patologie non complesse, ma da patologie di media e bassa complessità che riguardano prevalentemente la popolazione anziana, c'è necessità di questi presidi, perché è chiaro che i presidi maggiori devono occuparsi delle complessità più importanti e i presidi minori, quindi quelli delle nostre realtà, anche realtà delle zone interne e realtà che fanno da cerniera, come il caso di Guardia Grele, tra l'interno montano e la costa, la zona metropolitana, quindi queste non possono essere esigenze da trascurare. Ecco perché considerando il fatto che, come anche il legislatore nazionale oramai si sta indirizzando, ci troviamo in una fase di riprogrammazione. Anche a livello territoriale c'è stata una riprogrammazione con l'individuazione di queste unità speciali, tra parentesi singolare che l'unità speciale di continuità assistenziale per il nostro distretto non sia stata ubicata nel presidio di Guardia Grele ma in una località vicina, Orsogna, che sicuramente fa parte del nostro distretto ma non ha una struttura idonea o comunque una struttura complessa come il presidio di Guardia Grele. Quindi nel momento in cui si sta rivedendo il tutto, noi riteniamo che vada ripristinato un principio di giustizia, un principio di equità, perché non possiamo tollerare quella sorta di darwinismo sanitario per il quale diciamo chi ha più possibilità di curarsi magari per vicinanza a un presidio o anche per disponibilità economiche debba invece rinunciarvi, perché la risposta a questa esigenza non c'è. Noi pensiamo, non lo penso solo io ma lo pensa sicuramente tutta quanta la città, tutte le forze che sono interessate al tema della sanità, noi pensiamo che bisogna assolutamente riconsiderare il ruolo di questi piccoli presidi. A posto, Paolo. Perfetto, grazie. Allora, grazie. Sì, grazie davvero per questo contributo prezioso al primo cittadino di Guardia Grele, Simone Dal Pozzo. È tutto da Guardia Grele, linea che può tornare allo studio. Grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. A te, Andrea.